Siamo felici di vedervi su un'altra storia sconvolgente. Buona visione. Greta stava ancora dormendo. Il giorno prima era tornata a casa tardi e aveva parlato di una festa di compleanno di un'amica. Anche se nessuno le aveva chiesto dove fosse. Ma per qualche motivo sentiva che era importante giustificarsi. Doveva ricordarsi del periodo in cui suo marito aveva pensato che lei fosse solo una ragazza senza soldi né conoscenze, ma si erano infatuati l'uno dell'altra. Quei tempi sono passati. Alex, come al solito, fece una doccia di contrasto, si pulì accuratamente con un asciugamano e passò alla parte più sgradevole del suo risveglio. Si avvicinò allo specchio, scrutando il suo riflesso. Questo rituale mattutino gli metteva sempre in difficoltà con la paura. In effetti, la tensione stava aumentando. Ogni anno che passava si trovavano improvvisamente i primi segni del tempo sul proprio bel viso. E allora? Un aspetto commerciabile è la cosa migliore che abbiamo. Ad Alex piaceva dire. È vero, di solito questo vale per il lavoro. Dopotutto, è difficile vendere un fiore stropicciato e stantio. Bisognava ingannarli per farli sembrare appena tagliati. Ma ultimamente ripeteva sempre più spesso a se stesso questa semplice verità. Anche le persone sono come i fiori. Bisogna lavorare sodo per rimanere giovani e belli. Alex si esaminò di nuovo e sorrise soddisfatto guardando il suo doppio allo specchio. Probabilmente non è un brutto modo di comprare un altro giorno fuori dal tempo. Buon per te, Alex! L'età, ovviamente, non può essere nascosta. È difficile sembrare giovani a 40 anni, ma è meglio così. Dopotutto, i ragazzi non sono esattamente affidabili nel lavoro o nelle relazioni. Anche le ragazze, le scolarette di ieri, dichiarano con orgoglio che a loro piacciono gli uomini più grandi, ma ha ragione. Più vecchio è, secondo loro, più intelligente, più affidabile. E con i soldi, ovviamente. In generale, una scelta ragionevole. Un uomo nel fiore degli anni. Tutti i tratti del viso sono chiari e i contorni sono in ordine. Il colore del viso è fresco. Un lavoro da grande estetista, ovviamente. Ma anche lui sta facendo un ottimo lavoro. Regime, disciplina e nessuna indulgenza. Questo è il segreto della sua giovinezza. Non beve alcolici. Ha rinunciato alle sigarette. Inoltre, segue una dieta sana, dorme bene e fa regolare esercizio fisico. A volte, naturalmente, si vuole mandare via tutta questa correttezza, mangiare ogni sorta di cibo nocivo e bere birra. Non si può. È il suo lavoro. Avere un bel aspetto. Per questo è un terapista della salute e della bellezza e, naturalmente, un parrucchiere. Al pensiero di quest'ultimo, Alex si strattona i capelli per valutare lo stato delle radici. Sì, è ora di andare dal parrucchiere. Il solito, Alex! Chiese Nana. Lei, e solo lei, era l'unica a cui Alex aveva affidato i suoi capelli per il quinto anno. Non chiederlo, Nana, lo sai meglio di me. Rispose, regalando al parrucchiere uno dei suoi sorrisi più affascinanti. Ma deve sembrare naturale. Ricorda? Certo, buon uomo, certo. Nana gli prese i capelli. Cominciamo con una pulizia profonda. Come va? Agitò stancamente la mano. Oh, Nana, che mestiere potrei mai avere con un lavoro come questo? Chi dice che è facile vivere di donne o mente sfacciatamente o semplicemente non sa di cosa sta parlando? Considerava il suo lavoro uno dei più difficili al mondo ed era pronto a discutere con chiunque non fosse d'accordo. Per qualche motivo, tutti pensano che essere sposati con una signora ricca e anche ben curata sia la vittoria di una vita. Ma Alex sapeva benissimo che queste ridicole dicerie erano diffuse da chi non conosceva la vera verità. Greta, la moglie di Alex, era ricca. Doveva ringraziare l'ex marito per questo. Ma Alex, con una donna del genere che gli garantiva un lavoro ben retribuito, viveva nel perenne timore che se avesse annoiato la sua bella moglie, lei lo avrebbe facilmente sostituito con un altro. Il che significava che sarebbe volato via dalla porta del suo lussuoso appartamento senza un centesimo in tasca. La prospettiva è dolorosa e umiliante. Quindi, che lo volesse o meno, Alex si è trovato coinvolto nella ricerca dell'attrattiva. Cosmetologi, massaggiatori, istruttori di fitness. Tutti questi servizi erano da tempo una parte familiare, anche se costosa, della sua vita. Ma l'attrattiva esteriore non è sufficiente. Alex imparò a fare bei complimenti senza ripetersi. Ha perfezionato l'arte di fare l'amore e ha persino imparato a guardare i suoi melodrammi preferiti con la moglie.
Tuttavia, ogni giorno iniziava con l'ansia per il futuro, che era incerto, e per il presente. Si dice che gli adolescenti siano guidati dagli ormoni. Ed è per questo che il loro carattere era cattivo, cattivo fino all'estremo. Ma il diciottenne Kevin non era un adolescente qualunque. Almeno così gli era sempre stato detto dalla signora Ellen, la vicina di casa di circa 35 anni, esplicitamente promiscua e disprezzata da tutte le donne sposate, soprattutto, ovviamente, perché era lei, la spudorata e volgare Ellen, a piacere ai loro mariti. L'arrivo della svergognata Ellen nelle loro case era un vero e proprio evento. Nessuno voleva perderselo. E i vicini si riversarono nel cortile con vari pretesti. Alcuni fingevano di dover lavare urgentemente la macchina, altri di dover spolverare i tappeti. Altri si sono semplicemente seduti sulle panchine per chiacchierare e scambiarsi le ultime notizie. Ma era solo una recita. Quello che tutti volevano veramente sapere era l'aspetto del nuovo vicino. Soprattutto perché le voci si stavano diffondendo alla velocità della luce nella loro piccola città. Alcuni avevano notato una strana donna in un negozio, altri l'avevano vista passeggiare sul lungomare. Finora, una sola cosa era nota a tutti. La sconosciuta era giovane, bella e sola. In ogni caso, appariva ovunque da sola. Quando si scoprì che l'appartamento vuoto al primo piano era stato finalmente affittato, non c'erano dubbi su chi si sarebbe trasferito. Kevin non aveva mai immaginato che potesse nascere un tale clamore festivo per un'occasione che riteneva banale. Per esempio, l'arrivo di un nuovo coinquilino. Ma per prima cosa, i mobili venivano trasportati da alcuni uomini che non avevano l'aspetto di traslocatori. I loro vestiti erano troppo ordinati. E dalle loro conversazioni era chiaro che questi uomini stavano solo aiutando il loro buon conoscente. In secondo luogo, il nuovo vicino era arrivato a bordo di un'auto minuscola con un motivo intricato sulle portiere. O vi era raffigurato il paradiso, o semplicemente i tropici, la riva dell'oceano con il sole al tramonto. E terzo, quando la porta con l'immagine del paradiso si aprì, dall'abitacolo saltò fuori una persona assolutamente aliena, esile come un ragazzo, con lunghi capelli biondi, intrecciati in un'insolita treccia. Le punte dei capelli erano tinte di rosa acceso. La ragazza, che sembrava una ragazza a tutti quelli che la vedevano, salutava allegramente i suoi nuovi vicini e gridava allegramente. «Buongiorno!» «Sì, ha circa 30 anni, se non di più», mormorò la madre di Kevin. Era in piedi nel cortile, non lontano dal figlio, e faceva finta di prendere una boccata d'aria. «Come fai a saperlo?» Kevin sussurrò sorpreso. «E guarda le rughe che ha sotto gli occhi da qualche parte. È un idiota!» Sorrise e la sua pelle si sgualcì come quella di un coccodrillo, con lentiggini dappertutto. Kevin guardò bene. Non vedeva nulla di coccodrillo nel volto della sconosciuta. Se aveva delle rughe, nessuno le notava. Ma sorrideva molto bene, apertamente e in modo molto, molto caloroso. E anche le lentiggini non guastavano questa impressione di solarità. Al contrario, la esaltavano, perché se la sconosciuta avesse avuto una pelle perfettamente di porcellana, sarebbe stato difficile percepirla come una donna viva, non come un'opera d'arte. Ai piedi, Kevin notò, aveva scarpe da ginnastica bianche come la neve. Gli uomini guardarono dietro di lei, ma tornarono subito in sé quando sentirono il sibilo contrariato delle loro mogli. Il sibilo non si placò nemmeno dopo una settimana dall'evento epocale. Si dice che ci fu un uomo coraggioso che si avvicinò alla nuova ragazza e si offrì di aiutarla. La bella vicina lo ringraziò educatamente e gli offrì tè e biscotti. Ma poi un vicino apparve inopportunamente sul pianerottolo. Un minuto dopo c'era anche la moglie dell'uomo disperato. Dietro le porte chiuse a chiave, i vicini ascoltarono a lungo le grida e le imprecazioni. L'essenza di queste, ovviamente, era quella di condannare le donne senza scrupoli che non hanno marito e non possono averne uno, e che quindi offrono il tè agli sconosciuti, per cui qualsiasi caprone schifoso è pronto a scambiare la sua fedele e rispettabile moglie con il primo vagabondo che incontra. I segni dei graffi sul viso del temerario, così come un impressionante livido sotto l'occhio, sono da tempo un monito per tutti gli altri. La nuova vicina non ha commentato la situazione, il che l'ha resa ancora più famosa. Insolente e seducente. Tutto quello che riuscii a scoprire fu che il nome di questa misteriosa persona era Miss Ellen. E che, a quanto pare, era single. Su di lei giravano voci di ogni tipo. Alcuni dicevano che la spudorata Ellen era stata una prostituta in gioventù, per giunta d'élite. All'età di 30 anni ha accumulato una somma considerevole, che le consentirà di vivere in vecchiaia senza alcuna necessità. Questa versione piaceva soprattutto alle donne, perché permetteva loro di non essere gelose del prossimo.
di trattarla con una certa indulgenza. Altre le assicuravano che aveva ancora dei mecenati super ricchi che le davano un'indennità mensile decente. Questa versione era meno comune, se non altro perché nella loro città non c'erano mai stati mecenati super ricchi. E se ci fossero stati, avrebbero preferito mandare i loro tirapiedi lontano da qui per non diventare oggetto di pettegolezzi. Ma, come accadeva di solito, sicuramente nessuno sapeva nulla. L'alveare umano ronzava, inventando nuove e più assurde teorie. Il grado di odio stava aumentando. E a Kevin sembrava molto strano. Dopotutto, la signorina Ellen si era comportata in modo molto modesto, senza mai tentare di flirtare con il marito di un altro uomo. Ma mentre andava a fare la spesa, chiedeva sempre ai vicini se avessero bisogno di qualcosa. Quando una vicina solitaria in pensione, la signora Emma, si ruppe il collo del femore e passò quasi un mese in ospedale, fu la spudorata Ellen a farle visita con sacchetti di leccornie, e portò anche il gatto randagio del cortile, che era stato gravemente sbranato dai cani, dal veterinario. Il gatto doveva essere operato. Ellen pagò fino all'ultimo centesimo e poi accolse il povero animale. Kevin, allora sedicenne, osservando il dispiacere dei vicini, si chiedeva soltanto: perché erano così ingiusti con questa donna bella e gentile? E riflettendo, Kevin giunse alla conclusione che si trattava della solita gelosia umana. La loro casa, il loro quartiere, sebbene fosse considerato uno dei più prosperi della città. Ma in realtà le persone che vi abitavano erano le più comuni. Le donne si sposavano a 18 o 20 anni quando erano giovani. A 25 anni avevano già un paio di figli. Erano abituate a pensare prima ai figli, poi ai mariti e solo in ultimo a se stesse. Queste donne, giovani e belle fino a poco tempo fa, si sono piegate sotto il peso dell'abnegazione, scartando con una sorta di strano fanatismo tutto ciò che consideravano superfluo e troppo costoso. Bellezza, giovinezza, salute. A 30 anni non erano più belle. Per molto tempo indossarono tute da ginnastica e i loro capelli spenti, che avevano perso la loro lucentezza, furono legati in brutti fasci. Nel complesso erano donne splendide. Amavano i loro cari e sognavano una vita migliore per i loro figli. Solo una cosa la natura non ha dato loro, un minimo di normale egoismo umano. Era del tutto impercettibile. Finché tutti intorno a loro erano come loro. Ma quando la svergognata Ellen, con il suo sorriso insulsamente soddisfatto, le mani gentili e i capelli curati, apparve in casa, le donne si sentirono offese. Si offesero ancora di più quando scoprirono che la svergognata non aveva 25 anni, ma 10 di più. Non si resero conto che Ellen era bella semplicemente perché era abituata a spendere tempo e denaro per se stessa. Ellen indossava abiti giovanili. E la cosa più sgradevole è che le stavano bene. Ellen non aveva figli o nipoti. E quando le giovani madri stanche trascinavano i loro bambini assonnati all'asilo, Ellen portava a spasso il suo bulldog francese Courier al guinzaglio. Ellen non ha mai trascinato una borsa pesante dal supermercato. E mai una volta ha avuto un'aria accigliata, risentita o stanca. Ed era anche un peccato, perché si scopriva che non doveva dedicarsi completamente agli altri, dimenticandosi di se stessa. «La odiavo», disse la madre di Kevin. E strofinò i vetri con uno straccio. Kevin ormai sapeva bene che se sua madre puliva i vetri era di cattivo umore, per non dire altro. Di solito lasciava questo noioso compito al marito o al figlio. Se lo faceva da sola, era la fine. Il padre, in questi casi, aveva un presentimento di maltempo e cercava di sgattaiolare in garage la mattina presto. A Kevin, invece, la natura negava questo trucco inequivocabile. Doveva quindi osservare gli scoppi di indignazione della madre e cercare, se possibile, di dissiparli. A giudicare dal modo in cui la madre perdeva freneticamente i vetri delle finestre, non stava facendo un buon lavoro. E, naturalmente, la vista della sfacciata Ellen che portava a spasso con noncuranza il suo courier non aumentava il suo buon umore. Nessuna preoccupazione, nessun problema. Il denaro è abbondante. Allora perché non prendersi cura della sua bellezza? È tutto così luminoso. Come si può fare con la nostra polvere? Solo se te la togli a casa e la butti nella spazzatura. Saltella come una capra. Ah! È disgustoso da guardare. Kevin guardò con cautela fuori dalla finestra, al di sopra della spalla della madre, la vicina indossava effettivamente una maglietta bianca aderente e dei jeans rosa infilati. Le scarpe da ginnastica erano ancora le stesse, decisamente bianche. Spiccavano sul verde dell'erba. A Kevin piaceva di più la maglietta. Non era che le forme del suo coinquilino fossero così vistosamente grandi. Era il contrario.
la taglia avrebbe potuto essere aggiunta. Ma era così bello vedere le sue spalle rispettabili, la vita morbida e la pelle abbronzata in una scolatura bassa. Anche da lontano Helen sembrava emanare un meraviglioso odore di pulizia e di freschezza giovanile. «Kevin, togliti di mezzo! Cosa stai guardando?» La mamma notò lo sguardo di Kevin sulla donna e gli sventolò lo straccio. «Vattene da qui! Non voglio che seduca i bambini!» «Ma scalzone! Perché la odiate tutti così tanto?» Kevin non ce la faceva più. «Cosa sta facendo di male?» «Sta solo vivendo la sua vita!» «Di cosa vive?» Immediatamente la madre replicò. Si voltò verso il figlio. Il suo volto sprizzava un odio così feroce che Kevin si spaventò momentaneamente. «Non ci avevi pensato?» «Dopotutto, lei non va a lavorare. Non aveva un marito. Ma alcuni uomini vanno da lei. Lo fanno. A volte due al giorno. Vedi come si guadagna il pane?» Guardò speranzosa il figlio, aspettandosi di vedere sul suo volto disgusto o indignazione. O meglio, entrambe le cose insieme. Ma Kevin la deluse. Scrollò le spalle con indifferenza e si allontanò dalla finestra. «Ma lui guadagna, no? È anche un lavoro, mamma!» Si avvicinò per prenderle lo straccio. «Vai pure a riposare. Alla finestra ci penso io!» «Sì! Che idea! Che idea! Non vuoi pulire i vetri, vuoi guardare quella svergognata!» «Non ci serve altro!» «È meglio che tu vada a prendere del pane. E prendi una bottiglia di olio di girasole.» Kevin andò obbedientemente nel corridoio e trovò le sue scarpe da ginnastica impolverate. Una volta erano banalmente bianche, ma ora erano di un insolito colore marrone. Ecco cosa significava camminare nella polvere della città. Non tutte le città hanno una di queste. È questo che avevano, si potrebbe dire, il biglietto da visita della località. Kevin scese lentamente le scale, riflettendo sulla conversazione avuta con sua madre su quanto poco di interessante stesse accadendo nella loro città. Se una bella donna diventa subito oggetto di attenzioni accentuate e aggressive. E soprattutto pensava alla maglietta bianca della sua vicina. «Mi chiedo come faccia a vestirsi di bianco in quella loro polvere bestiale.» Si imbatté in Helen appena fuori dal vialetto. Courier guardò Kevin con occhi rotondi e luminosi e abbaiò un saluto. «Ciao, amico», disse Kevin e si chinò ad accarezzare il buffo cane. Avrebbe voluto dire qualcosa anche alla sua padrona, ma solo qualcosa di abbastanza spiritoso da sorprenderla o farla ridere, ma non gli venne in mente nulla. Così dovette limitarsi a un inarticolato piacere. «Ciao, Kevin!» Lei sorrise in modo amichevole. «Non vai al negozio?» «Da quella parte.» Lui disse. «Posso portarti qualcosa?» «Basta che lo dica e torno subito.» «Mi porti del sale?» chiese la donna. «Lascia che ti dia dei soldi adesso.» «No, no, no!» Kevin ha detto di no. «Non voglio soldi. Se mi offrite del tè, lo accetto.» «Allora considerala un'offerta», disse lei. E nelle orecchie di Kevin quelle parole suonarono come una musica meravigliosa. Non sentì Helen, spaventata dalla velocità con cui era uscito di corsa dal vialetto, borbottare se fosse sicuro farlo. Ma Kevin entrò di corsa nel negozio, pensando solo che tra 20 minuti avrebbe preso un tè con la donna più affascinante che avesse mai visto nei suoi 15 anni di vita. In quell'occasione fece una promessa a se stesso, d'ora in poi si sarebbe considerato fortunato. Avrebbe ottenuto ciò che tutti gli uomini tra i 14 e i 90 anni potevano solo sognare. E forse oggi sarebbe anche finita la sua infanzia. Dopotutto, se sua madre diceva la verità, Kevin aveva lavorato in nero durante le vacanze e aveva lavorato come corriere per gran parte dell'estate. Quindi i suoi risparmi potevano essere sufficienti, se, ovviamente, lei fosse stata d'accordo. Il solo pensiero gli fece crollare il battito cardiaco, tanto che Kevin temette seriamente di crollare svenuto proprio davanti alla porta dell'appartamento. I palmi delle mani si stavano bagnando a tradimento e la schiena era già fradicia. Merda! Se doveva funzionare, la prima cosa da fare sarebbe stata una doccia. Suonò il campanello. Helen aprì subito la porta. Kevin rimase sbalordito nel vederla in abiti da casa. Sua madre, come la mamma, tutti i suoi amici a casa indossavano vestaglie, al massimo pigiami aderenti, che venivano orgogliosamente chiamati abiti da casa. Questi abiti stavano bene solo il giorno in cui erano stati comprati, e solo sui manichini.
e sulle donne normali la maglia sottile sottolineava tutte le imperfezioni, fianchi e spalle flosce, pancia poco elastica. La sua vicina di casa indossava un bellissimo prendisole blu, stretto in vita, con i bei capelli appuntati con noncuranza sulla nuca. «Da dove era venuta?» «Ti ho portato del sale», disse Kevin balbettando. Il pensiero di tutte le cose proibite e adulte che stavano accadendo in quel momento gli faceva gelare le viscere. Ellen sorrise e si fece da parte, lasciandolo entrare. «Entra. Ho già preparato il tavolo in corridoio». E un courier paffuto e dall'aspetto buffo uscì da qualche parte sotto i piedi del mio ospite. Kevin, arrossendo dolorosamente, seguì la padrona di casa in cucina. Una volta entrato nell'agognato appartamento, solo con questa donna viziosa, era completamente confuso. Fino a un minuto prima gli era sembrato che bastasse arrivare qui e tutto sarebbe accaduto da solo. Ma ora, ecco la parte interessante. Prenderanno il tè. E poi? Come fa a succedere a donne del genere? Devi dirle tu stesso perché sei qui. O forse lo capirà da sola? Come si fa a negoziare il prezzo? E se è troppo alto? E se non ha così tanto? E soprattutto, come assicurarsi che Ellen non indovinasse che lei era la prima? Kevin era assillato da queste domande mentre il suo compagno di stanza versava il tè e pensava a quanto sarebbe stato bello se quella donna fosse stata, beh, solo una donna e non una prostituta. E che le sarebbe piaciuto così tanto. Poi le metteva le mani sulla vita. Lei ora è comodamente di spalle. E le bacerebbe lentamente il collo nudo. Forse potrebbe provare. E Kevin, cercando di trattenere il tremito nelle mani, si avvicinò e mise un braccio intorno alla vita stretta di Ellen. Ora poteva sentire il suo profumo. Sottile, fresco. Gli venne voglia di sporgersi in avanti per inalarlo completamente. Ellen si bloccò per un attimo, ma rabbrividì subito quando sentì il suo fiato caldo sul collo. «Stai indietro», disse. «Mi rovescio dal bollitore». Lui le tolse le braccia di dosso. «Mi dispiace», mormorò. Si sentiva ferita o si vergognava. «È solo una cosa che la gente dice di te. Che sono una prostituta e che gli uomini vengono da me». «Con calma», disse Ellen. «Siediti, lo so, siediti». Kevin si sedette e prese una tazza tra le mani. Anche il tè di Ellen era qualcosa di speciale. Profumava di erbe stravaganti, di limone abbastanza familiare e, per qualche motivo, di caramelle al cioccolato. «Non è vero quello che dicono», disse. «I pettegolezzi mentono sempre». La donna alzò le spalle. «Ma gli uomini vengono da me», disse. «Senza il minimo imbarazzo. Solo che il loro interesse per me è diverso». Kevin la guardò con interesse. Lentamente la sua compostezza tornò. «Davvero vendi alcoli?» chiese stupito. Ellen Rice. I suoi denti erano come perle, grandi, lisci e lucenti. «No, Kevin», disse. «Sono una sarta. Faccio abiti da uomo. Prima lavoravo nell'atelier, ma così guadagno di più. Vuoi vedere? Vieni». Lo condusse in una stanza dove c'erano diversi manichini. Uno di loro aveva un nastro arancione intorno al collo. C'era un tavolo al centro della stanza, pieno di ritagli, e una macchina da cucire vicino alla finestra, dove c'era più luce. «Dio!» Kevin scoppiò a piangere. «Era davvero così facile?» Ellen prese il nastro e lo osservò abilmente. «Vedi com'è», disse. «Dicono le cose senza sapere cosa significano. E in effetti è molto, molto semplice. Persino noioso. Ho visto un film con Monica Bellucci. Parla anche di questo, del gossip. Vedetelo se ne avete la possibilità. È interessante». Kevin uscì dall'appartamento del suo coinquilino pensieroso e turbato. Non che la spudorata Ellen non fosse una misteriosa sacerdotessa dell'amore, ma una comune lavoratrice. Era solo che, per la prima volta in vita sua, si chiedeva quanto potessero essere malvagie le persone. E a causa della sua giovane età non aveva ancora capito che la loro rabbia non veniva dal cuore, ma dalla disperazione della costante. Da allora si era sviluppata una sorta di amicizia tra il quindicenne e la donna adulta. Kevin si fermava spesso a prendere il tè con Ellen, o come la chiamava ora Miss Ellen. E parlavano a lungo. A poco Kevin imparò a conoscerla meglio e ora la vita di questa donna, il suo percorso, gli divennero più chiari.
La signorina Helen era nata lontano da qui, nel sud, dove la neve cadeva più volte durante l'inverno e si scioglieva il giorno dopo. Ma c'erano alberi di albicocche e il loro dolce profumo si mescolava a quello amaro dell'assenzio. Le stelle nelle notti d'estate erano così basse che si poteva allungare la mano e prenderle dal cielo. Appuntarle sul vestito, come una spilla, e saresti stata la ragazza più bella della strada. «Sai una cosa, Kevin?» disse la signorina Helen sognante. «A volte penso che è per questo che sono diventata una sarta. È per via di quel cielo estivo del sud. Ho sognato un vestito del colore della notte, con una stella proprio qui sulla spalla, che ho anche imparato a cucire grazie a questo. La ragazza viveva con i genitori e la nonna, e poi aveva tutta la casetta per sé. Con l'avanzare dell'età la nonna non riusciva più a sopportare il caldo, così i genitori decisero di trasferirla nella casetta. Lì era più fresco. Per non lasciare sola l'anziana signora, si trasferirono loro stessi. Tanto più che Helen non era sola. Dall'altra parte della strada viveva il cugino del padre, il signor Teddy, con la moglie e la zia, e tutta la loro innumerevole nidiata di bambini dai 17 ai 2 anni. All'inizio Helen trovava spaventoso dormire e vivere tutta sola nella casa vuota, ma a poco si abituò. E poi le piacque. Dopotutto, c'erano molti vantaggi nell'essere completamente liberi. Col tempo, Helen cominciò persino a essere orgogliosa del fatto che ora era, si può dire, un'adulta. Viveva persino separata dai genitori e non diceva a nessuno dove andava o a che ora sarebbe tornata a casa. Tanto più che c'era sempre un posto dove andare. Poteva fare un salto da uno qualsiasi dei suoi vicini e rimanere a parlare fino a tardi. Oppure, se si voleva silenzio e solitudine, si poteva fare una passeggiata in riva al mare. Era stato durante una di queste passeggiate che Helen aveva conosciuto il suo Alex. Ricordava che era già autunno inoltrato. E c'era vento. Il cielo era scuro. I gabbiani si muovevano avanti e indietro. Si sentì un urlo da parte loro. E all'improvviso guardai, ce n'era uno lungo e riccio, magro, come se non avesse mangiato per un mese, seduto su delle pietre. I suoi occhi erano grandi, ma non riuscivo a vederne il colore. Le sue ciglia erano così lunghe e folte. Potrei fare un ritratto di lui ed era un romantico, stava leggendo un libro e il vento arruffava le pagine. Pensai, sicuramente sta leggendo poesie. E lui mi guardò e sorrise. Fu così che una ragazza di 17 anni si innamorò per la prima volta. Come sempre, a quell'età, senza esitare, senza pensare, senza calcolare. E per sempre, a quanto pare. Pensavo che la mia libertà di ragazza fosse finita. Che libertà c'è quando ci si innamora così? Solo per sposarsi. Alex, tuttavia, non condivideva il suo entusiasmo. Pensava che le idee di Helen sulla vita fossero troppo semplici e poco complicate. Il ragazzo era ambizioso e aveva deciso che il suo posto era nella grande città. Lì c'era un futuro, disse, baciando i capelli della sua amata. Non possiamo restare qui, saremo come il signor Teddy. È davvero questo che vuoi? Helen rabbrividì a quelle parole. Il signor Teddy era un ometto fragile, tra i 40 e i 50 anni. Colpa dell'alcol e della mancanza di richieste. Un tempo aveva lavorato in un circolo ippico e nessuno meglio di lui riusciva ad andare d'accordo con qualsiasi cavallo, anche il più recalcitrante. Insegnava ai bambini a cavalcare e veniva pagato profumatamente per le sue capacità. Ma poi un ricco signore del luogo acquistò il circolo e offrì al signor Teddy la possibilità di insegnare l'equitazione ai suoi amici ricchi. Il signor Teddy non riuscì ad accettare. Odiava i teppisti di ieri, improvvisamente ricchi, con cui era cresciuto nella stessa strada. Solo che, all'improvviso, si erano costruiti interi palazzi. Anche se ieri erano stati sorpresi a rubare. Così il signor Teddy rimase senza lavoro e iniziò a bere alcolici. Sua moglie, la signora Faina, un tempo si diceva fosse una bellezza. Ma era impossibile vedere la vecchia bellezza nell'ormai immensa zia con una grande e scura verruca sul naso. Un tempo lavorava in un bar, ma quando si rese conto che il marito non avrebbe più trovato soldi, si dedicò alla panificazione su ordinazione. Faina indossava sempre vestaglie troppo grandi, macchiate allo stesso tempo di pasta e di crema. Le sue mani erano perennemente ricoperte di farina e il suo viso era sempre rosso vivo dal forno in poi. I numerosi figli urlanti del signor Teddy e di Faina correvano per la strada dalla mattina alla sera, e non c'era nessuno che si occupasse di loro. La sera la signora Faina usciva sulla soglia di casa e si sedeva sul portico per tanto tempo.
Dall'espressione del suo viso si capiva che si stava godendo quei momenti di pace e di tranquillità. Poi il signor Teddy usciva dalla porta e toccava delicatamente la spalla della moglie. «Andiamo a letto, tesoro», diceva con calma. E la donna si alzava dal portico ed entrava in casa. Il cuore di Helen si strinse di pietà per questa donna tormentata che da tempo, molto tempo fa, aveva dimenticato sia il fatto di essere una donna sia i propri desideri non legati al benessere della famiglia. La signorina Helen me lo disse. Un giorno andai da lei e le chiesi, «Signora Faina, ha bisogno di qualcosa?» «Mentre sono in vacanza, posso sostituire l'impasto, stenderlo e prepararle un'ottima crema. E se vuole, mi occuperò dei ragazzi più piccoli, andremo al mare a scavare. Tu stai tranquillo. Ne vuoi un po'?» Mi guardò come se non capisse subito quello che stavo dicendo. Poi sorrise e disse, «È meglio che tu esca finché sei giovane, ma non sposarti in fretta». Ma io ero una ragazza. Non le diedi retta. Il mio ragazzo Alex si precipitò nella grande città e mi promise che sarebbe venuto a portarmi via entro un anno. All'inizio le sue lettere arrivavano spesso, quasi ogni giorno, poi una volta ogni 2 settimane, poi una volta al mese. Prometteva ancora che avrebbe portato Helen con sé, ma non con la stessa sicurezza di prima. Dalle lettere sembrava che Helen non fosse più la ragazza amata che desiderava, ma qualcosa di obbligato per Alex. Alla fine, senza aspettare la fine dell'anno, Helen stessa si recò dal suo amante per risolvere la situazione. Ma quando arrivò, non lo trovò all'indirizzo indicato sulla busta. O meglio, nessuno le aprì la porta. Un vicino le disse che il ragazzo tornava raramente a casa. Helen rimase seduta sui gradini per quasi 24 ore, in attesa del suo amato. Quando finalmente Alex si presentò, fu rumorosamente contento di vedere la ragazza. «Andiamo a casa», annunciò. «Che ne di?» «Volevi essere come il signor Teddy?» Il ragazzo la scansò. «Ho imparato molto, Helen. Meglio questo che correre avanti e indietro qui come un cane randagio. A casa, quando cammini per strada, tutti ti conoscono, e chiunque tu vada, ti mette a tavola e ti offre un buon pasto. Ma qui, nessuno vuole nessuno. Helen! E la gente qui è strana e fredda. Li guardi, sembrano ben vestiti e non dicono sciocchezze. Ma i loro occhi sono vuoti come il vetro. Allora, hai accettato?» chiese Kevin. «D'accordo», sospirò la signorina Helen. E tornammo alle nostre strade, alle nostre conoscenze, al signor Teddy e alla signora Faina. Si sposarono quasi subito. Alex deve essere stato contento. Trovò un lavoro in un negozio di birra, abbastanza decente. Gli ubriachi davano i loro ultimi soldi per un drink. Beh, anch'io non stavo con le mani in mano. Ho imparato a cucire bene. Stavamo pensando ai bambini, ma Alex lo stava facendo e io, per qualche motivo, non volevo affrettarmi. Forse perché avevo visto troppo la signora Faina. Comunque, vivevamo tranquilli, ma era un po' noioso. È una città sonnolenta, e quando inizia la stagione c'è un po' di fermento. Ma dall'autunno alla primavera inoltrata è noioso. Durante il giorno siamo entrambi al lavoro. La sera ceniamo insieme. Guardiamo la TV. E poi a letto. Nei fine settimana andiamo al mare. Se è estate o al cinema. E io mi annoio così tanto. La sera mi siedo e penso. Non ho figli. Sono come la mia signora Faina. Mi siedo in veranda la sera e ho uno sguardo vuoto, vuoto, perché so cosa succederà domani e cosa succederà dopodomani. So anche questo. E dopo un altro mese, ho capito che il problema non erano i bambini. Non è nemmeno che mio marito beve, è solo la routine. La monotonia e la routine. Ho deciso che era arrivato il momento di andarcene da qui prima che diventassimo completamente marci, ma mio marito non vuole farlo. Comincio a parlare e lui già mi agita le mani. Non cominciare. Ci ho già provato. Mi parli di noia, ma non hai mai visto la vera noia. Nessuno ti vuole lì. Sai, è come un formicaio. E nessuno si preoccupa di te. Sai, questo genere di cose. Dove nasci, sei utile, per farla breve. Ma io sono tenace. Starò zitto per una settimana e poi tornerò a pescare. Prima o poi il pesce abboccherà. Un uomo non è molto diverso da un pesce in questo senso. Siate pazienti e, senza arretrare di fronte alle difficoltà, prima o poi otterrete ciò che volete.
Non ricordo nemmeno quante volte ho chiesto, Alex, riproviamo, trasferiamoci nella grande città e saremo in due. Sarà più facile con due di noi. Insomma, ho implorato e implorato. E alla fine ha detto di sì. Stiamo facendo le valigie, mi ricordo. E se la signora Faina? Hai sentito che Delo è venuto a trovarci? Sta guardando i nostri bauli, sta guardando. Continuo ad aspettare che dica una parola. Ma lei è seduta lì a bere il suo tè. Sta guardando. Quindi finisce il suo tè. Poi dice: stai scappando dal posto sbagliato, Ellen. E così se ne andò. Non ha detto altro. E non ho pensato a quello che ha detto. Perché avrei dovuto? Pensavo di sapere dove andare e perché andare. Così il giorno dopo ci trasferimmo. Alex, mio marito, sembrava accettare la cosa, ma non era contento. Ma non mi importa, credo che siamo usciti dalla palude. Ora andremo avanti con le nostre vite, naturalmente. Nessuno ci aspettava lì. Ma va bene così. Ho trovato lavoro nell'atelier. Mio marito è andato in un negozio di computer come consulente. Era persino interessato, ha imparato molto. Non è come la birra, la vodka, gli alcoli. Viviamo così, non c'è niente di più divertente. Ma non c'è nemmeno la noia. L'atmosfera è diversa, le persone sono diverse. Sì, il tempo passa prima di conoscere la città. È solo gente diversa. Sono tutti in giro. Tutti sono in fuga. E, soprattutto, hanno sempre degli affari da sbrigare. E noi siamo abituati a vivere in un perenne relax. Tutto sommato, non è stato così male. Io, però, ho cominciato a rendermi conto che non ho passione per mio marito e che siamo sparpagliati in direzioni diverse. Anche nelle cose più semplici. Prima dormivamo sotto la stessa coperta e stavamo bene. Ma qui torniamo alle nostre. Ho persino iniziato a pensare che forse era arrivato il momento di avere un bambino, avremmo avuto questo tipo di assistenza condivisa. Anche questo è un legame. Ma credo di averci pensato troppo a lungo. Più veloce a pensare, perché mio marito in questa vita è apparso con interessi molto diversi, non legati a me. La voce mi è arrivata, perché il mio atelier era proprio di fronte al suo negozio, e al piano terra c'era un caffè. Le ragazze dell'atelier andavano lì a fare merenda. Mi raccontarono la storia incredibile che il mio coniuge aveva trovato delle ragazze, e lui disse, beh, molto giovani, forse 18 anni. E io avevo già circa 30 anni. Quindi era un peccato. Beh, è così bella. Come una bambola. L'ho vista. Il viso stretto, ma i suoi occhi. Non sto mentendo. Un mezzo viso. E blu azzurro. È inquietante. Un colore così puro. Labbra a fiocco, capelli dorati e lunghi. Fino alla vita. E ricci. È una bellezza inaudita. Come mi pongo nei suoi confronti? Kevin, ammirando Miss Ellen, pensò che si sbagliava. Lui stesso non aveva mai visto una donna più bella. Nel frattempo, il vicino continuò. Alex. È pazzo di lei. Torna a casa, mi guarda, ma non mi vede. Cerco di dirgli qualcosa, ma non mi sente. Poi si sveglia e in qualche modo si ricorda che sono qui. Mi guarda e mi chiede sorpreso. Hai detto qualcosa, Ellen? Beh, ne ho abbastanza, ne ho abbastanza. Poi sono andata nel negozio di mio marito e lì, beh, mi ha vista. L'ho spaventata, ovviamente. Ma sono un'adulta. Cosa dovrei fare, litigare con una bambina? Non aveva nulla da temere. Alex era molto tesa. Probabilmente pensava che ci sarebbe stato uno scandalo. Ma io ho preso la ragazza da parte e le ho detto con calma, perché non ti piaci così tanto? Perché non ti piaci così tanto? Sei piccola, bella, così giovane, ed esci con il marito di un'altra. Non può esserci un ragazzo single per te in una città così grande? O pensi che Alex mi stia abbandonando? Non lo farà. Allora, che cos'è? Chiese Kevin. La signorina Ellen sorrise. Beh, stava piangendo, ovviamente. Forse era imbarazzata. O forse era arrabbiata con me e con lui. L'ho portata in quella caffetteria al piano terra. Le ho preso un caffè e una torta. Mi dispiaceva per la ragazza.
Chi non si fa male quando è giovane? Così si è calmata, ha smesso di piangere. E poi mi ha risposto. Ha detto che amava Alex, ma che era comprensibile. E che anche lui la ama. E anche questo era comprensibile. E la parte successiva è stata interessante. Dice che vuole andarsene. Sì, non può osare lasciarmi, perché risulta che non lavoro e non ho mai lavorato, e non ho mai lavorato, perché sono malata fino al midollo. E mi sostiene. E poi questo miracolo con il naso gonfio mi dice. Tanto morirai presto. Quindi almeno lascia che sia felice. Così Alex le ha detto che alla moglie malata non restava più di un anno. E poi si sarebbero sposati. Così lei tornò a casa, si sedette e non sapeva cosa fare. Mi siedo e penso alla casa che ho lasciato. Penso a cose stupide su come le albicocche devono essere mature e dolci come il miele. Che la signora Faina sa cucinare così bene, non ho mai assaggiato niente di buono come i suoi prodotti da forno. Sono stata una sciocca a non chiederle le ricette. Per qualche motivo mi sono ricordata di mia zia. E avevo tanta voglia di parlarle. Vorrei poter sentire la sua voce. Non so come ho trovato il suo telefono. Ho chiamato. La signora Faina mi ha riconosciuto subito e mi ha chiesto dove abitassi. Come? Beh, naturalmente le ho raccontato tutto. E che bella città è, e che vista ho dalla mia finestra. E poi? Io e mio marito viviamo bene, c'è molto lavoro e lo pagano molto bene. Così ho raccontato una lunga e ispirata bugia. E in tutto questo tempo la signora Faina non mi ha mai interrotto una volta, poi ha aspettato che chiudessi la bocca per un attimo e senza alcun preambolo ha detto ora dica la verità. Dovevo dire la verità su Alex, sulla sua bella amante e sul fatto che aveva mentito su di me, le ho detto, e sto piangendo anch'io. Perché sto piangendo? Non capisco. Non è che mi sono sentita offesa dal fatto che mio marito si sia dato alla pazza gioia. Era il fatto che avevo lavorato così duramente per la mia famiglia per tanti anni. E poi arriva una ragazza e mi butta nella spazzatura come un rifiuto. La signora Faina mi dice, ti ricordi che ti avevo avvertito? Non sposarti così di fretta, ragazza. Non mi hai ascoltato, hai sposato il primo che ti piaceva. Dai, non pensarci più. Che ne di? Se ami tuo marito, fregatene, si sposerà e tornerà da te. Ma ti dico subito che tornerà da te. Non dubitare nemmeno. Se non lo ami, fai le valigie. Non hai bisogno di lui. Faina è sempre stata così. Non parlava molto, non amava le conversazioni lunghe. Ma quando diceva qualcosa, lo diceva sempre sul serio. Ci siamo salutati. Bevi un po' di valeriana, andai a letto e mi chiesi se amavo Alex o no. Alla fine non sapevo se ero innamorato o meno. Ma cosa fare con l'abitudine? Ero sicura di avere una forte abitudine nei suoi confronti, che sembrava essersi radicata, che non riuscivo a togliermela di dosso, che non valeva nemmeno la pena di provarci. Mi sdraiai e mi addormentai. Non riuscivo a trovare risposte alle mie domande. Così mi addormentai. Mi svegliai di notte con un silenzio tale che sembrava risuonare nell'aria. Mio marito dormiva accanto a me e non gli importava. Tutto mi sembrava così banale, quasi insignificante. Ecco. Ecco, come se fosse così che deve essere. Ho persino pensato che forse stavo solo sognando. La signorina Ellen rimase a lungo in silenzio, e poi? Non potevo sopportarlo. Kevin, non l'hai mai lasciato? No, rispose lei. Sembrava sorpresa. Non l'ho fatto. Anche Alex si è svegliato. Abbiamo parlato tutta la notte fino al mattino. Si scusò, mi disse, anzi giurò, che non provava nulla per quella ragazza, che non sarebbe successo di nuovo. Mi ha anche proposto di tornare a casa. Di tornare in un posto dove la vita fosse più facile. A me non dispiaceva affatto. Ho pensato che si trattasse di questo. Che sia in una grande città o in una capanna ai margini di una foresta, ovunque la vita è più o meno la stessa. E se è noiosa, è tutta colpa nostra. Quindi la signora Faina aveva ragione quando mi disse che stavo scappando dal posto sbagliato. Cominciammo a tornare a casa con calma. Non volevamo affrettarci e non c'era motivo di farlo. Decidemmo che saremmo tornati giusto in tempo per il nuovo anno. Saremmo lì per Capodanno. Puliremo la nostra casa. Preparerò alcune prelibatezze. Ci siederemo insieme sul nostro divano preferito e torneremo con una coperta per due.
Berremo champagne, parleremo. L'ho anche immaginato, ma non ha funzionato. Eccoci qui. La signora Faina è tutta nera con le lacrime agli occhi. Vado da lei. E mi dice che il signor Teddy, suo marito, è morto, è andato a fare un tuffo in mare, ubriaco come al solito, ed è annegato, poveretto. E fu così che passammo il Capodanno al tavolo della commemorazione. E poi la signora Faina mi ha detto che il signor Teddy non era un uomo facile. Con una sorpresa. Sembrava essersi ritirato dallo sport equestre, ma aveva tutte le sue osservazioni, la sua esperienza, tutto quello che sapeva sui cavalli, tutto quello che aveva imparato. Aveva scritto tutto nel suo taccuino. Il nuovo proprietario del club li trovò e decise di pubblicare un libro di testo per coloro che erano interessati. E il libro di testo fu un successo. E quel proprietario si rivelò un uomo rispettabile. Venne dalla signora Faina e disse che una parte dei diritti d'autore sarebbe andata a lei, e i diritti d'autore non erano insignificanti, credetemi. Alla veglia c'era anche il proprietario. Lo vidi per la prima volta e rimasi molto sorpreso. Per qualche motivo, pensavo che fosse un vecchio cugino antipatico. Invece si è rivelato un uomo normale. Addirittura bello. Così abbiamo pianto il signor Teddy. E siamo andati avanti con le nostre vite. La signora Faina ha passato un periodo difficile. Andavo a trovarla ogni giorno. A volte la distraevo dal suo dolore, a volte l'aiutavo a cucinare. Alex è di nuovo al lavoro. Vende birra. E poi mi è successo qualcosa. Non so nemmeno come descriverlo. Stavo tornando a casa dal lavoro e mi sono sentita male. Mi sono appoggiato a un albero e sono rimasto in piedi. No, è difficile stare in piedi. Mi girava la testa, tutto il mondo mi girava negli occhi, non riuscivo a resistere, sentivo caldo, anche se quel giorno il tempo era fresco, e mi sembrava di stare sotto una doccia calda. Poi mi sono seduta sul marciapiede e ho cercato di respirare profondamente, ma non riuscivo a stare seduta. Volevo sdraiarmi. Ma sapevo che se mi fossi sdraiato sarei svenuto. Ma sono stato fortunato. Vidi un vicino di casa che passava. Si è avvicinato di corsa, spaventato. Ellen, stai bene? Ho stretto la mano e ho indicato la mia casa, dicendo, aiutami a tornare a casa. Mi ha portato fino alla porta di casa. Ho fatto il mio tempo, mi sono allontanata e sono andata in bagno. Ho pensato di lavarmi la faccia con l'acqua fredda. In qualche modo sarebbe stato più fresco. E mentre camminavo, mi sono ricordata di avere sempre un test di gravidanza, per ogni evenienza. Ho pensato di controllare. Non poteva far male. Ho fatto quello che dovevo fare. Misi via quella roba per non essere nervosa e mi sedetti sul bordo della vasca. Nervosa di fronte a me stessa, fingendo che non mi importi. Non ha alcun senso. Faccio finta di lavarmi la faccia. Poi è il momento di guardare il test. E di sicuro è così. Due strisce grasse. Immagino che lei sia felice, signorina Ellen, ora è una mamma. È solo che non riesco a capirlo. Non so se sono felice, proprio non lo so. Sono una mamma ora, com'è? Cosa faccio adesso? La vita cambierà, questo è chiaro. Ma come cambierà? E dopo tutto devo dirlo a mio marito. Così esco dal bagno e faccio girare il test tra le mani. Sento che Alex è a casa, è al telefono con qualcuno. È una buona cosa. Penso che farò felice il mio amato. Attraversiamo la stanza in punta di piedi per non fare rumore. E non riesco a trovare una soluzione. Se dirglielo subito o mostrargli il test. All'improvviso sento lui, mio marito, colui che mi ha giurato fedeltà, che dice a qualcuno, «Cosa piangi, gattina?» Dovevo tornare indietro. Ma sai che ho una moglie malata. Il clima qui è buono, lo dicono i medici. Ma chi sono io per discutere con i medici? Non sono sciocchi e sanno cosa consigliano. Così ci siamo trasferiti. Lei stessa voleva tornare qui. Voleva essere sepolta nella sua terra. Non manca molto e abbiamo trovato un posto nel cimitero. Dopo averla seppellita, ci sposeremo. L'importante è che la sua casa vada a me. E anche la dacia, col tempo. Se vuoi, ti trasferirai qui. Altrimenti, venderemo tutto qui, andremo a casa tua, compreremo un appartamento e vivremo lì. È tutto. Stanno dividendo la mia eredità.
E io stavo per congratularmi con mio marito per essere diventato padre. Mi sono avvicinata a lui, da dietro, e gli ho detto sottovoce: «Non l'avrai, bastardo. E nemmeno la tua ragazza. Fai le valigie. E non farti più vedere da me». Alex sobbalzò quando lo dissi. «Hai capito male? Posso spiegare?» «Non è affatto vero, hai sentito delle cose». «Non ho detto questo, e i miei stessi occhi correvano in giro, alla ricerca di qualcosa da cogliere. E ora è lì, in piedi, tremante, spaventato. E io ridevo. Divertente e facile. Come se mi avessero tolto una pietra dall'anima. L'ho persino ringraziato per la messa in scena. Non sto mentendo, e alla fine l'ha fatto. Mi guardò negli occhi e mi sorrise. Sembrava un gatto a digiuno mentre cercava di togliere la carne dal tavolo. Ma, Ellen, perché hai dimenticato tutte le cose belle in una volta sola? Ti sei disinnamorata di me? È stato allora che ho capito di non amarlo più. Non lo amo, per l'amor di Dio. E mi sono sentita così bene. Stavo lì a ridere e pensavo a quanto sono fortunata. Ho un buon lavoro. Ho un posto dove vivere, avrò presto un bambino. Mi sono liberata di un uomo che è un mascalzone. È così grave? Lo guardo in silenzio, ma dentro di me sono felice. E all'improvviso mi dice: «Non mi hai dissanguato abbastanza e ora vuoi lasciarmi senza niente? Non è possibile. Vuoi andartene? Vai, ma io resto qui. Riderò di nuovo». E corre in cortile. Pensavo se ne fosse andato. Ma non era così. Mi sbagliavo. L'ho sentito entrare di nuovo in casa, è tornato con un'ascia in mano e mi ha detto: «Vattene, o ti ammazzo qui». E sembrava così risoluto. Naturalmente mi sono spaventata. Gli ho detto: «Calma. Alex, calma, ti capisco». E l'ho superato in punta di piedi, lungo il muro. Poi sono corso fuori di casa e ho attraversato la strada per andare dalla signora Faina. Stava per andare a dormire, ma quando mi ha visto non è riuscita a dormire. Non ha fatto rumore, però. Non è quel tipo di persona. Mi ha avvolto silenziosamente nel suo scialle e mi ha detto: «Andiamo. Ho ancora una torta calda». Mi portò in cucina. Mi diede del tè e io le raccontai della gravidanza, di come avevo sentito la conversazione e di Alex con l'ascia. Non avevo mai avuto tanta paura in vita mia come in quel momento. «E, come dire, sai che lui non ha alcun diritto su questa casa, che devi andare alla polizia. E ho paura, penso, che lo cacceranno da casa mia. E poi? Rimango chiuso in casa, non mi faccio vedere per strada. E se mi becca con un'ascia da qualche parte? Dovrei dimostrare che è lui». La signora Faina mi ascoltò, poi disse: «Va bene, resta con me per un po', ora vai a letto e poi vedremo cosa fare». Così fei. La mattina mi sono svegliata ed era così strano. Tutta la mia vita era stata stravolta. Poi è arrivato il mattino, come se non fosse successo nulla. Il sole splende nel cielo, gli uccelli cinguettano, mi sono alzata e la mia testa era vuota. Forse dovrei andare dai miei genitori? Ma poi mi rendo conto che non posso. Perché dovrei andare da loro? Per spaventarli con i miei problemi? E non posso nemmeno restare qui per sempre. Così ho deciso, starò qui per un paio di giorni e poi capirò cosa fare e come farlo. Così il giorno passa. E poi, la sera, sono rimasto davvero sorpreso. Non è un giorno senza sorprese. Ho avuto uno shock prima di superarlo. Nuove meraviglie. Sto lavorando in cucina, stendendo la pasta. All'improvviso vedo una macchina che si ferma davanti a casa mia e una ragazza che scende. Mi dà le spalle, non riesco a vederla in faccia, ma ne vedo abbastanza per dedurlo. La ragazza alta, la stessa con cui era Alex in quel momento. Alex esce per aiutare e incontra la signora. La signora Faina si limita a guardare fuori dalla finestra e a sghignazzare. Non sapevo se piangere o ridere. Poi passarono uno o due giorni. E la ragazza non se n'è andata. Anzi, Alexa esce di casa con la mia vestaglia per venire a prendermi al lavoro e fare una passeggiata. Così vedo che il vestito è mio. Non so nemmeno perché lo volesse. Non sembrava una mendicante. E la signora Faina guardava questo miracolo della natura. E poi mi fa l'occhiolino e dice:
Che stupido è il tuo Alex. Si è preso una vecchia signora. Sono così scioccata. Ho detto. Su via, signora Faina. È giovane. E la signora Faina mi ha detto questo. Si rende conto che la mia figlia maggiore, la dottoressa, fa interventi di chirurgia plastica a tutti i tipi di donne, vero? Ebbene, questa sua giovane è una cliente abituale di mia figlia. Mia figlia è venuta a trovarmi, si è lamentata di questa ragazza, le ha mostrato le foto e ha detto, mamma, indovina quanti anni ha? Anch'io ho pensato che potesse avere 20 anni, ma mia figlia mi ha risposto che ne aveva 45. Mamma, ora ha dei nipoti e vuole sembrare una ventenne. Suo figlio sembra più vecchio di lei. Non ci credevo nemmeno. Quindi ha un figlio adulto e anche dei nipoti. E la signora Faina sta cercando di farmi fuori, continua. E il suo ex marito lo conosco già. È il proprietario del club ippico locale. Stavo per svenire. È un miracolo, vero? Il mio Alex ha dovuto scegliere per la sua amante un esemplare così interessante tra tutte le femmine. E mi dice. Facciamo così, vai a casa dei tuoi genitori. E io parlerò con il proprietario del locale, per fargli influenzare la mia ex ragazza e il tuo Romeo. Ho esitato, ma poi ho deciso di andare e di non dire nulla ai miei genitori. Ho fatto finta di essere in visita. Pensavo di prendere un po' d'aria fresca in campagna. Non mi aspettavo nulla di più. Ma non conoscevo bene i miei genitori. Avevano comprato un tale rudere invece di una Dacia. Non potevo fare a meno di piangere. Pensavo di venire. Avrei visto mio padre che aggiustava qualcosa e mia madre che coltivava cetrioli e pomodori. Ebbene, arrivai e c'era un paradiso e la riva del mare era visibile dalla finestra e il giardino era fiorito e profumato, e in giardino c'era una poltrona per la nonna e un'altalena per la mamma. Mio padre aveva persino fatto le fontane e i pesci rossi. La nonna si dondola sull'amaca, legge libri o si alza e va a dare da mangiare ai pesci. Ma non è tutto! Il vicino di casa di mia nonna, un contadino, ha deciso di sposarla. È un uomo nobile, uno scienziato. Studia le farfalle. La nonna, naturalmente, da brava ragazza, non è subito d'accordo, flirta e mi invita a farle visita. Ho riso di loro e mi sono sentita umiliata. Sono così gentili, toccanti e dolci. Sono adulti, non sono nemmeno vecchi. Ma c'è una tale emozione! Come se fosse il primo amore. Un signore veniva a casa di mia nonna la sera. E la corteggiava così. Vorrei che gli uomini di oggi imparassero da lui. Le portava un cesto di mele, o delle pesche, o del miele. E sicuramente un bouquet. Non quei fiori mezzi morti dei negozi, ma quelli veri. Quando li prendi in mano, ti gira la testa. Sono così profumati. Ogni giorno li raccoglievo io stessa per il mio amato. La nonna apparecchia la tavola in giardino, un samovar, le belle tazze del servizio, le marmellate, le focacce secche. Bellissimo! Sono seduti fino a tardi in giardino. Chiacchierano di arte e di pittura. Il nostro giovane anziano legge poesie alla nonna, poi passeggiano mano nella mano o vanno al mare. Lui le tiene delicatamente la mano. Ho guardato la loro storia d'amore come se fosse un film interessante. Non riesci a staccarti. Sei già così curioso di sapere cosa succederà dopo. Passarono 3 giorni e dovetti tornare indietro. E le ragioni che mi spingevano a farlo non erano noiose. Una mattina un SUV grigio scuro si fermò proprio dietro la nostra recinzione. Era guidato dal proprietario del circolo ippico che il defunto signor Teddy odiava tanto, ma che si rivelò essere una persona per bene. Così si avvicinò a me, si inchinò e si presentò leggermente. Mi chiamo Peter. Era vestito in giacca e cravatta. E io ero vestita con quel poco che avevo da indossare, senza trucco, con le mani coperte di succo di frutta. Stavo raccogliendo marmellata, ma lui sembrava non accorgersene. E mi tratta come se fossimo a una specie di festa con lui. Mi dice. Tu, Ellen, puoi tornare a casa tua e viverci senza paura. Né il tuo ex marito né Greta ti daranno più fastidio. Se vuoi, sono pronto a riaccoglierti subito. Non gli credetti e dissi, riportami indietro. Così mi riportò a casa e non solo non c'era nessun ex. La casa aveva tutte le piccole riparazioni fatte. C'è un nuovo fornello in cucina e una stanzetta è stata trasformata in una nursery, culle, giocattoli. Ma, signora Faina, che conoscenze ha? Il signor Peter mi prese per mano e mi disse con dolcezza.
voglio chiederle di scusarsi per la mia ex moglie Greta. Ci siamo lasciati molto tempo fa e lei probabilmente si è stancata di stare da sola. Così ha iniziato a cercare un compagno di vita. Non si arrabbi con lei, se può evitarlo. Soprattutto perché, immagino, tu e Alex vi siete già lasciati? Ho annuito. E io che aspettavo, e poi? Avevo la sensazione che non avesse ancora detto tutto. E ho indovinato. Ci pensò un po' e poi disse: posso invitarti a cena stasera? Penso che potremmo avere qualcosa di cui parlare insieme. Ho saputo che mio padre si sta prendendo cura di sua nonna. La signorina Ellen scosse la testa e si tirò su. Ti sto annoiando, Kevin? Chiese. Ho chiacchierato un bel po', che cosa è successo dopo? Chiese Kevin con impazienza. La storia lo trascinava con sé. Non vedeva l'ora di scoprire come finiva. E poi fu molto semplice, sorrise la donna. Io e il signor Peter ci sposammo presto e a tempo debito diedi alla luce due bambini. Mia nonna accettò di sposare il suo fidanzato. La signora Faina divenne un'imprenditrice di successo. Aprì una panetteria tutta sua e ora le sue due figlie lavorano per lei. Ma presto dovrà assumere qualcun altro perché gli ordini sono troppi. E la signora Faina pubblicherà un libro con le sue ricette. Che emozione! Con sincera ammirazione per Kevin. Sinceramente, mentre mi raccontavi tutto, ero più preoccupato per la signora Faina. Quella donna ha lavorato così duramente. Ha una famiglia da mantenere. Sì, è una grande donna. Disse la signora Ellen con affetto. Le persone come lei sono la spina dorsale di tutto. E il suo ex marito Alex, sa cosa gli è successo? Beh, con Sasha è un po' più divertente. Ha sposato la sua Greta. Solo dopo il matrimonio ha scoperto la vera età della moglie, che aveva un figlio adulto e anche un paio di nipoti. Questo, ovviamente, lo offese terribilmente. Si diceva addirittura che volesse divorziare. Ma lei si rivelò una donna astuta. Regalò ad Alex una piccola attività, alcune bancarelle di fiori. Ma il regalo era molto condizionato. In altre parole, lo fece diventare manager. Ma dopo il divorzio, avrebbe potuto perdere quel lavoro in un batter d'occhio, e con esso una bella somma di denaro. A chi può far piacere una cosa del genere? Soprattutto se si è abituati a fare la bella vita. Così Alex vive con la sua Greta. Gestisce un negozio di fiori e sta molto attento al suo aspetto per evitare che la moglie perda interesse per lui. E, naturalmente, ci riesce. Aspettate un attimo. Improvvisamente Kevin la interruppe. Se sei sposato e hai dei figli, perché vivi qui da solo? Sono qui per un po' di tempo. Disse la signorina Ellen a bassa voce. Sto progettando di aprire il mio atelier qui, quindi ho pensato di rimanere in città per un po' per esplorare il mercato, per così dire. Presto tornerò a casa e sarò di nuovo con mio marito e i miei figli. Sapete che vi dico? Improvvisamente, Kevin ha suggerito. Stasera non ti siedi da sola, ma vieni a trovarci stasera e io comprerò un po' di torta, berrò del tè e parleremo. Smettila! La sorpresa della signorina Ellen la fece un po' sussultare. Kevin, pensi davvero che tua madre o chiunque altro in questa casa sarebbe felice di vedermi? Beh, non ti conoscono affatto. Disse lui in modo ragionevole. Ecco perché non sono contenti. Ma se sapessero quanto sei gentile e semplice, ti amerebbero. E ti faresti anche molti amici. La donna alzò le spalle. Non funzionerà, Kevin. Oggi torno a casa. Kevin annuì in silenzio, con rammarico. Cercò di immaginare la città in cui la signorina Ellen sarebbe tornata. Il quadro si stava delineando come un sogno. Vide alberi di albicocche e la riva del mare. Sentiva il profumo dell'assenzio e dei dolci della pasticceria della signora Faina. Mi piacerebbe venire a trovarti un giorno. Lui rispose. Certo che puoi. Lei si entusiasmò. Sarei molto felice di vederti. Tornando a casa, Kevin si fermò al salone di bellezza. Ora sapeva esattamente per cosa spendere i soldi dell'estate. Voleva tagliarsi i capelli, giovanotto? Chiese la bella bionda dietro il banco della reception. No, scosse la testa. Posso comprare un certificato da lei? Quando tornò a casa, convinse la madre a staccarsi dalle pulizie e la condusse in cucina. Questo è per te, mamma.
sorrise e consegnò alla madre un'elegante busta. «È un certificato per un salone di bellezza. Potrai fare la manicure, tingere i capelli e anche questi sono disponibili. Trattamenti termali». La madre guardò confusa la busta. «Deve aver speso un sacco di soldi per queste sciocchezze», mormorò. Ma Kevin notò il sorriso che le balenò sulle labbra. Sua madre era felice del regalo, solo che non sapeva come dimostrarlo. Anche quel fugace sorriso si affrettò a nasconderlo dietro un familiare grugnito, come se fosse imbarazzata da questa involontaria esplosione di gioia. «Non è una sciocchezza, mamma», disse affettuosamente. «Sei bella a modo mio. E tutte le donne belle devono essere coccolate, in modo che rimangano sempre belle». Solo allora si accorse che sua madre aveva le lacrime agli occhi. «Grazie, figlio mio!» sussurrò e abbracciò Kevin d'impulso. Lui pensò che forse l'ultima volta che lo aveva abbracciato così era stato quando era un bambino. «Ora sei grande, vero?» «È bello, mamma!» Le diede una pacca sulla spalla. «Ora vai a riposare. Ti va? Se non vuoi, leggi un libro. Posso occuparmi io stessa delle pulizie». La sera uscì sul balcone giusto in tempo per vedere la signorina Ellen che usciva dal portico. La vicina si diresse con calma verso la sua auto e vi mise dentro il cane. Prima di mettersi al volante, fu come se sentisse che qualcuno la stava guardando. Alzò lo sguardo e vide subito Kevin. Lo salutò con la mano. E Kevin poté leggere dal movimento delle sue labbra: «Per sempre felici e contenti». Quando alzò la mano in segno di saluto, suo padre non era ancora tornato dal garage. Kevin sbirciò nella camera da letto dei genitori e si bloccò sulla soglia. Sua madre era seduta sul letto con il suo portagioie sulle ginocchia. Stava passando in rassegna i suoi anelli, provando l'uno o l'altro e canticchiando dolcemente qualcosa. Uscendo dal suo padiglione di controllo, Alex notò con stupore che fuori cominciava a fare buio. «Strano. Non ci si abitua mai al fatto che in estate faccia buio tardi. L'autunno era dietro l'angolo. Mi sta facendo impazzire». Alex guardò stancamente l'orologio. Erano le 9 di sera. Dovevamo fare un'altra sosta al padiglione e poi dirigerci alla base dei fornitori. Le rose dovrebbero arrivare oggi. E, naturalmente, i crisantemi. Sono i più richiesti. Sono i primi ad andare via. Le rose devono ancora essere potate. Per i crisantemi è più complicato togliere le foglie in più e poi dipingerli con tutti i colori dell'arcobaleno. Ai clienti piacciono i fiori colorati. Alle lavoratrici, ovviamente, non piacciono. E sono comprensibili. Le ragazze sono creative, hanno bisogno di esprimersi liberamente. Vogliono creare composizioni floreali insolite. E sempre più spesso viene chiesto loro quei rossi laggiù, ragazza, 7 pezzi e avvolgili nel cellophane. Non piangete, miei cari. Li consolò. Capisco, capite la bellezza. Volete crearla, ma vi chiedete sempre, e chi comprerà questa bellezza? E chi comprerà questa bellezza? Le persone sono creature conservatrici. Gli piacciono i classici. Quelli provati e provati. Non si può fare altrimenti. La creatività è sempre libera o commerciale. È noioso suonare la stessa cosa giorno dopo giorno. Le ragazze sospirarono, ma in fondo non potevano essere più d'accordo con il direttore. Sì, certo che è noioso. Ma cosa si può fare? La vita è così. In ogni lavoro c'è posto per la routine. E non c'è modo di evitarla. Alex è riuscito comunque a intrattenere le ragazze. Ma lo faceva a modo suo. Il più delle volte le invitava in un caffè e le intratteneva con delle barzellette. I suoi subordinati lo amavano e non si rifiutavano di fare gli straordinari se lui li chiedeva. Lui stesso lavorava fino a tarda notte, il che veniva scambiato per lavoro duro. In realtà, non voleva tornare a casa. Greta aveva già 50 anni. Sebbene i suoi chirurghi ed estetisti fossero riusciti a nascondere la sua età, era di umore molto cupo e fissava il suo riflesso allo specchio. Forse, se ci fosse stato qualcuno a spiegare a Greta che era lo sguardo imbronciato e infantilmente aperto, le labbra mestamente serrate, a farla sembrare più vecchia. Se solo riuscisse a ricordare come sorridere di nuovo di buon umore, perderebbe immediatamente una dozzina di anni. L'estetista, tuttavia, decise di aiutare la cliente in difficoltà. «Signora Greta, non si preoccupi. Lei sta benissimo.
ma Greta rispose. Ottimo per una signora anziana. Non dovrebbe farlo. La ragazza rispose con calma. 50 anni non sono poi così tanti. Ma visto che sei così preoccupata. Lo sono. Disse Greta con un sospiro. È un peccato che non sia stato ancora inventato un elisir di eterna giovinezza. Beh, eterna o no, un segreto c'è. È vero, non è affatto un segreto, ma tutti lo usano comunque. Provate a innamorarvi. Beh, lo sai. Greta disse con voce dubbiosa. Non le sembrava una buona idea trovare un marito giovane proprio adesso. 5 anni fa era stata così sciocca da mettersi con uno di loro. E il risultato? Solo fastidio e stanchezza. Figuriamoci un giovane amante. Eppure, quell'estetista è un idiota. No, ascoltami. La ragazza sorrise sorniona. Prima di tutto, un uomo innamorato diventa più bello di per sé. Gli ormoni funzionano così, tutto quel rossore sulle guance, quegli occhi scintillanti. Ne vale la pena. E poi, vi siete mai chiesti perché agli uomini più anziani piacciono le donne più giovani? Perché le vecchie capre vogliono germogli giovani e freschi. Rispose cupamente Greta. E è vero. E perché? È solo una sorta di carica di energia giovanile, capisci? E anche la morte per infarto durante l'amore è dovuta all'energia della giovinezza, non è vero? E non si può portare la cosa a un tale fanatismo. La ragazza non è confusa. Perché farsi prendere la mano? Siate moderati. Allora starai bene. Greta rimase a lungo seduta in macchina, fissando imbronciata se stessa. Così dovette innamorarsi. Che una sua conoscente, grande appassionata, aveva parlato di un nuovo locale notturno che stava aprendo in città. Potrebbe essere una buona idea presentarsi lì. Dopotutto, nessuno la obbligava a iniziare necessariamente una relazione con qualcuno. Vedrai, ti piacerà! Perché i corridoi sono così stretti qui? Greta fece una smorfia. È stato fatto apposta. Per far entrare qui solo le ragazze magre. Il nome del locale è Labirinto. È un concetto. Un concetto. Greta brontolò. Non è un concetto, si tratta di contraccezione. Una coppia vuole coccolarsi. Dove andrebbero? Non c'è posto per due qui. Zero. Il mio amico rideva. Cosa siamo? Adolescenti che si accalcano nei corridoi. È per questo che ci sono altri posti. Non brontolare. Guarda, finalmente c'è un'entrata nel corridoio davanti a noi. La luce alla fine del tunnel. Greta tirò un sospiro di sollievo. La sala era stata realizzata nello stile di un naufragio. Coralli e innumerevoli conchiglie, le pareti raffiguravano le onde del mare e di tanto in tanto pesci multicolori nuotavano sugli schermi. Al posto dei tavoli c'erano barili artificiali scuri. Cosa si doveva fare qui? Si chiese Greta, sprofondando con attenzione su uno sgabello traballante. Riposare. Greta sorrise e toccò il barile. Apparve un cameriere vestito da Jack Sparrow. Cosa posso portarvi, signore? Sorrise. Due bottiglie di rum. Il cameriere ordinò due bottiglie di rum. Doppie. Non mi piace il rum. Greta ringhiò, ma una sagoma uscì dall'oscurità del locale. Balli. Greta alzò gli occhi sul volto dello sconosciuto e fu immediatamente sommersa dal suo sguardo. Profondo come l'oceano e inebriante come il rum scuro. Quella sera tornò a casa allegra e un po' brilla. Sono assolutamente certo che sia bellissima. Prima di andare a letto, Greta si guardò allo specchio e improvvisamente vide un delicato rossore rosa sulle guance e occhi scintillanti. L'estetista non era una sciocca, dopo tutto. Il cambiamento di umore non sfuggì al marito. Greta improvvisamente iniziò a canticchiare, a sorridere, persino a scherzare e in generale mostrava chiaramente i segni di un ottimo umore. Aveva anche smesso di lasciare il telefono e arrossiva ogni volta che riceveva un nuovo messaggio. Non credo che fossero messaggi di banche. Aveva un amante. Pensò Alex e notò che, in generale, quasi non gli importava. Prima o poi doveva succedere. E tutto sommato non era un disastro. Soprattutto perché Alex non stava chiaramente tenendo fede a questo matrimonio per tenerezza. Le sue motivazioni erano diverse. Di natura puramente pratica.
di recente aveva visitato la sua città natale e gli era giunta voce che Helen era felicemente sposata con il proprietario del circolo ippico e aveva anche dato alla luce due gemelli. Era un vero peccato. Alex non era così stupido da offendere la sua ex moglie. Già lei non era certo colpevole di nulla nei suoi confronti. Piuttosto, era arrabbiato con il destino, che secondo lui lo aveva ingannato. Aveva cercato di organizzare la sua vita in modo che tutto fosse tranquillo, stabile, ma alla fine nessuna di queste cose è accaduta. Forse perché non si può lasciare che la propria stabilità e tranquillità dipendano dai capricci degli altri. Non lo so. Ma sembra che sia così. Appena arrivo a casa, si ripromette, vado subito a fare una passeggiata. Era tempo di cercare un nuovo lavoro. Nella pasticceria della signora Faina, anche oggi, c'era un'allegra eccitazione. Il compleanno della padrona di casa veniva sempre festeggiato in grande stile. Oggi, per esempio, tutti i dolci erano esclusivamente francesi e preparati secondo un'antica ricetta. E la sera c'erano i fuochi d'artificio in onore di Faina. Helen notò con piacere quanto fosse diventata più bella la signora Faina da quando aveva smesso di stare in piedi, respirando il calore del forno ovunque andasse. La formidabile donna rossa si distingueva ora per le sue forme piacevoli e arrotondate. Ma nessuno l'avrebbe definita grassa. Non c'era nemmeno il ricordo di una verruca e la sua carnagione era fresca. Con un leggero rossore dorato. Helen trovò subito gli occhi della nonna e le fece l'occhiolino. L'evento più importante della vacanza doveva ancora arrivare. Oggi la signora Faina avrebbe annunciato che, dopo 5 anni di vedovanza, si sarebbe risposata. L'uomo che avrebbe sposato era, per gli standard della città, un uomo rispettabile. Era il proprietario dello stesso bar in cui lei aveva lavorato per molti, molti anni prima che il suo primo marito perdesse il lavoro. A quanto pare, il proprietario di questo dignitoso locale era innamorato di lei da molto tempo. Ma ciò che gli impediva di esprimere apertamente i suoi sentimenti era il fatto di essere sposato. Tuttavia, la moglie lo ha lasciato qualche anno fa e, dopo la conclusione del divorzio, il proprietario del bar ha potuto iniziare a corteggiare la sua amata. Sebbene all'inizio abbiano nascosto a tutti la loro relazione, ora hanno deciso di sposarsi. Per l'occasione, gli innamorati hanno programmato una luna di miele, che faranno subito dopo lo spettacolo pirotecnico di oggi. La nonna di Helen, che ha iniziato a viaggiare con il suo nuovo marito, ha pianificato personalmente l'itinerario della loro luna di miele. Ho trovato le città più romantiche per voi. Ecco a voi. Iniziamo con Praga. Passeggerete lì, assaggerete tutto questo cibo delizioso. E raccoglierete altre ricette per il vostro lavoro. Poi passiamo a Vienna. Penseremo alla musica, ai valzer, alle fiabe. Non c'è posto migliore per immergersi in un'atmosfera di meraviglia. E poi, naturalmente, a Parigi. La città dell'amore e della dissolutezza. Non ridere, cara, ti serviranno entrambi nel matrimonio. Basta così. La signora Faina si tappò le orecchie per non sentire queste chiacchiere oltraggiose. Ma Helen conosceva la nonna. Se avesse avuto qualcosa da dire, sarebbe stato impossibile fermarla. Faina, smettila. So cosa sto dicendo. E dopo Parigi viene Venezia. Qui troverete ogni sorta di romanticismo, i canali di notte, i piccioni. E ogni sorta di bazzecole di Casanova, che, grazie a Dio, è vissuto in un'altra epoca. Dopodiché, si poteva tranquillamente tornare a casa e mettersi al lavoro. Lena guardò il cielo notturno. Presto ci sarebbero state scintille di fuochi d'artificio, come fiori magici. E soprattutto, oggi sarebbe stato un altro giorno felice. Ma perché uno? Due! La signora Faina e il suo marito felicemente sposato. E sicuramente anche i suoi figli e nipoti saranno felici. Tutti loro amavano la loro saggia madre e nonna. E, naturalmente, le hanno augurato di essere felice. La felicità è il sogno di tutti. Per il quale si superano le difficoltà giorno dopo giorno, per il quale si lavora e si trova la forza di andare avanti. Anche quando sembra che non si abbia la forza di fare nemmeno un passo. E la felicità ci arriva in modi diversi. Mia zia si è guadagnata la felicità. È arrivata alla nonna da sola. E Helen? Ci pensò su e si rese conto di non conoscere la risposta a questa domanda. Aveva davvero bisogno di saperlo? L'importante era che stesse bene. Questa è la fine della storia, cari amici. Ma alla fine vorremmo la vostra opinione. Che cos'è la felicità? Condividete la vostra opinione nei commenti.